Macro categoria imprese, categoria retail. Il premio è quello di eccellenza dell'anno retail, abbigliamento e accessori. La motivazione: per essere un brand femminile nato dal frutto della passione e dell'amore per la moda, di un team di 6 professionisti, per proporre un total look tutto coordinato nei colori e nei dettagli e che guarda la donna come simbolo della working woman contemporanea, per la fluidità, l'elasticità e la continua ricerca del nuovo. Il premio va a New Lookette Divisione Mimi Mua e a ritirare il premio l'amministratore Mimi Lin. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, questo è il vostro premio che poi naturalmente condividerà con... Prego, prego, si avvicini così la vediamo, la riprendiamo subito e la fotografiamo con il riconoscimento. Poi avremo modo comunque di immortalarla ancora al meglio. Prego. È un premio naturalmente per tutto il suo team. Le chiedo subito un commento a caldo per questo riconoscimento. Innanzitutto buonasera, noi siamo felicissimi di essere qua e grazie alle fonti per averci dato questo premio. E noi siamo entusiasti perché da 6 anni a questa parte siamo riusciti a creare un brand che piace molto, appunto abbigliamento e accessori. E sono felice perché da un'azienda di 3 persone siamo riusciti a diventarne più di 30. Intorno ci siamo costruiti poi tutti i collaboratori, altri una 20ina di persone, quindi siamo entusiasti, vediamo il futuro, abbiamo una buona, bellissima, ecco, percezione del futuro. Esatto, infatti volevo arrivare lì perché poi insomma arriviamo da un anno particolarmente complicato, però insomma lei ha già detto, insomma il team si è allargato, è diventato sempre, sì, sempre più ampio, e la cosa, una delle questioni che sono state messe in evidenza è proprio la ricerca del nuovo, quindi questa, sì, continua innovazione che è un po', sì, la parola chiave, no? Anche, sì, del futuro proprio. Infatti io credo che noi, per quello che abbiamo fatto in questi 6 anni, secondo me abbiamo mixato un bel misto di cose che sono, posso dire, l'entusiasmo, la perseveranza, il coraggio, la formazione, più a una dose di strategia e marketing, che ha portato fino ad oggi quello che è Mimi Mua oggi. Beh certo, infatti abbiamo letto anche nella motivazione passione, amore, sì, e poi proprio questa cura dei dettagli. Beh, quando si curano i dettagli è perché c'è passione, no? Quindi sì, certo, vi ha mosso sempre un po' questo. E poi il team è riuscito ad amalgamarsi bene, quindi. Sì, benissimo, perché noi in azienda siamo tutte ragazze giovani, parliamo di età media 25-27 anni, intelligenti, belle e che non guastano, la parliamo di moda, di colori, di abbigliamento, sì, no? E che lavoriamo tutti i giorni divertendoci, certo, quindi, siamo riusciti a creare veramente una bellissima squadra. Per quello che siete belle, perché vi divertite, no? Sì, ci divertiamo anche fuori ora. Altrimenti siamo divertiti, certo, a fotografarci. E quindi lo sguardo al futuro lo ha già detto, insomma, è positivo. Quali sfide ci saranno nel futuro? Noi investiamo tanto sul personale e sul digitale e abbiamo in programma di espanderci come retail, perché attualmente abbiamo 10 punti vendita, però ecco, adesso abbiamo in programma di espandere sul punti vendita, il numero di punti vendita, quindi bene. Sì, bene. È molto bello darvi questo premio, soprattutto perché ci ha raccontato che insomma siete partiti in piccolo, tra virgolette, però poi con la passione siete riusciti davvero a aumentare sempre di più, sì, la vostra potenza interna, diciamo così, per allargarvi appunto all'esterno, sì, continuamente. Sì, secondo me la potenza è proprio il team in proprio, perché oggi se non abbiamo un team non si va da nessuna parte,
Certo. Il team è quello che ci dà la forza di continuare, di provare, di avere coraggio, e se c'è un team giusto, ecco, non abbiamo paura di niente. Brava. E allora, visto che siete entrate a far parte ormai delle eccellenze del territorio e monitorate dalle fonti, noi vi controlleremo quello che farete. Naturalmente mi auguro che il prossimo anno sarete ancora qui, insomma voi... Ci puntiamo. Ecco, deve diventare una delle sfide. Certo. Allora, grazie, può ritirare il premio. Naturalmente grazie. Complimenti a Mimilina, amministratore di New Lookout, divisione Mimimua, e a tutto il team naturalmente. Porti sì, complimenti grazie. A tutti. Ah, vorrei ringraziare sì. qui perché... Oggi sono venuti con me il signor Giuseppe Collarieti, Ilaria Gori e la Yolanda Mosca e mio marito Pan Xiaofeng, insomma, a darmi coraggio. E volevo ringraziare perché loro sono comunque i punti di forza dell'azienda. Tutte le persone che sono qui sono praticamente hanno iniziato questo progetto del brand Mimimua sin dall'inizio, dal 2015 fino ad adesso, e non hanno mai abbandonato. E con loro, ecco, mi sento di, ecco, sfidare il futuro. Oh, che bello! E l'applauso arriva, perché grazie, complimenti naturalmente a tutti voi, buona sfida del futuro, che è sempre la cosa migliore. Grazie, complimenti grazie, ancora. Grazie.